Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Gueltale Ale. Eccoci qui di nuovo con il nostro Morecambe, il nostro Ermenegildo Bragiolone. Riprendiamo la nostra serie, va bene. Siamo in fase di fine mercato perché, come detto, abbiamo fatto un bel po' di acquisti. Adesso c'è una partita, solo che in questa partita ragazzi dovremmo utilizzare un bel po' di riserve. Perché? Perché la prossima sarà molto importante, non vi dico niente, ma voi... vedrete, sarà una partitozza dove prenderemo probabilmente tante pallonate, ma va bene. Comunque ho messo Zivkovic leggermente più avanzato e Bernardeschi come attaccante destro, perché lui effettivamente è attaccante destro, quindi l'ho messo in quella zona del campo. Come detto, dobbiamo mettere un po' di riserve, perché poi ci sarà una partita un po' difficile, quindi... vabbè, Galindo è... lo possiamo mettere, mettiamo anche Kumalo come terzino sinistro, andiamo a modificare un po', terzino sinistro, partiamo subito dalla difesa, dobbiamo modificare un po' di tutto ragazzi perché voglio farli riposare tutti. Grimaldo non è il nostro nuovo acquisto, sì, al posto di Cancelo, può essere? No, non è vero. Ah no, vabbè, giustamente è quello che abbiamo appena tolto, lasciate fare, lasciate fare. De Jong, mettiamolo al posto di Ta, al posto di Sar ci mettiamo, cioè abbiamo qualche difensore in realtà, no, abbiamo un altro terzino sinistro che lo usiamo come, diciamo così, right lo utilizziamo come terzino destro, questi due li invertiamo magari, poi andiamo a vedere un po', allora Reijnen lo possiamo mettere al posto di Bernardeschi. Posto di Zivkovic che non sta neanche in formissima, ci mettiamo Akpom. Dopodiché Mullin lo mettiamo al posto di Benzia. Andiamo a vedere anche un po' il centrocampo. Rascaita può andare bene anche lì. Esterno destro possiamo poi sostituirlo. Kachunga lo mettiamo al posto di Neves. Al posto di Azog ci mettiamo. Ci possiamo mettere anche... facciamo Payne. Esterno sinistro Malura lo mettiamo al posto di Baoli direttamente qui. E va bene, direi che può andare bene così. Ci portiamo qualcuno da poter sostituire. Rios non ha giocato tantissimo, quindi anche Ralt possiamo portarci. Vabbè, poi decidiamo strada facendo chi sostituire o meno. Bejarano, sto aspettando in realtà anche qualche offerta dei giocatori che abbiamo messo sul mercato, quelli che abbiamo messo in prestito. Comunque, vediamo adesso cosa riusciamo a combinare con questa formazione. Il nostro Morecambe Fishing Club, siamo saliti di categoria, adesso è un po' più difficilotta la situazione perché abbiamo comprato molti giocatori, sono tutti molto giovani, quindi puntiamo a farli migliorare, ad avere una squadra abbastanza longeva. Andiamo con possesso palla e un po' più offensivi. Comincia così la partita. Dobbiamo cercare di fare un buon campionato. Attenzione a Kumalo. Che cos'è? Partiamo male, partiamo male. Accettare questo pallone non era facile. Calla. Nostra, nostra, lascia fare. Sarà rimessa. Dalla subito. Sì, ma non così, ma guarda che... Sono di Morecambe Fishing Club. Vabbè, questa è un po' una squadra arrangiata perché la prossima dobbiamo fare una bella figura. Ha provato a liberarsi, ma che cazzo fa? Non c'è riuscito, sarà rimessa laterale. Stiamo stanchi dalla pesca notturna. Reijnen comunque ha 16 anni, quindi anche lui è uno di quelli che abbiamo preso al vivaio, al nostro vivaio. Quindi... dobbiamo farlo crescere abbastanza per poterlo sfruttare al meglio. In realtà per il momento i giocatori non è che siano cresciuti più di tanto. Ma perché andate un po' come vi pare? Tocco di ritorno. Un po' con direzionalità gratis. Cross in mezzo. Cross che viene bene. Facciamo impallinare. Capisco che è una... una formazione un po'... prova a rubargli il pallone. Un po' così però... dobbiamo comunque fare la nostra bella figura, ci dobbiamo provare. Attenzione che Reijnen è
Si libera dell'avversario. Prova. Ci prova, ma non va. L'altro era Payne. Me la scambiano, non ci ho fatto caso. Opela. Ma no, ce l'avevi là. Dai, Payne. È un po' un rimpallo per Mullin. Tra l'altro sto provando ad acquistare un paio di giocatori svincolati. Vediamo se riusciranno ad arrivare. Sono i meno peggio che ci sono svincolati, diciamo, giusto per avere qualche rinforzo in più. Questi ci... Ha spazio per il cross. Si insinuano in... Ma che cazzo fa? Guarda quei due rincoglioniti. Mamma mia, però, sto muore gambe ogni tanto. Perché vai? Io non ho capito per... Cioè, come vedete, vabbè, l'abbiamo dribblato, però non è che abbia seguito tantissimo le mie direttive. Del portiere, dal la sua fondo. Direzione da cerco di andare dritto. Lui andava un po' a destra, un po' a sinistra. Vabbè. Ma vediamo, è entrato in scivolata. Ha colpito prima la palla dal mio punto di vista. Un intervento rischioso ma pulito. Dai, veloce portiere, mettiamo oltre offensiva. Guarda questo che perde tempo, ha paura del More Gambe Fishing Club. Ora, come detto, avendo spostato quei giocatori così a centrocampo, a parte quelli difensivi e sti rincoglioniti che si buttano per terra uno sull'altro, non sono proprio calciatori, loro sono maggiormente pescatori. Poi. E la famo? Allora, se giochiamo così, vabbè, che come detto è una squadra di... Guarda quell'altro. Squadra un po' abusiva, perché peccato per loro. Ci stiamo preparando per la prossima. Però se tanto mi dà tanto, la prossima siamo morti. Poi vedremo chi sarà il nostro avversario. Hanno perso palla. La palla te la devi portare, giovane. Cos'è? Acquisti. Intervento pulito sulla palla. Ma dove cazzo la dai? Scusa, la direzionalità, puttana di quella Eva schifosa. Comunque, io, come detto, molti di voi me l'hanno anche segnalato che anche a loro da questo FIFA, per quanto riguarda il destra-sinistra, la feeling con il pad è peggiorato. Però, porca puttana, certe volte è veramente improponibile, perché fanno come cazzo gli pare. Non so se c'è un automatismo di questi giocatori che dicono no, vabbè, io voglio andare dal lato mio. Cioè, guardate quello, che io gli dico di andare su e fa su e giù. Questo qua che adesso ho come giocatore. Non lo so. Vabbè. Niente, un primo tempo morto. 0-0 alla fine dei primi 45. Vabbè, vediamo se riusciamo a sbloccare il risultato nel secondo tempo. Poi se riusciamo ce la facciamo direttamente la seconda partita, quella un po' più importante, dove faremo una gran bella figura. Questi sono i presupposti. Questo muore gambe. Attenzione, con un intervento tempestivo. Tempestivo è una parola grossa. Guarda là che si sta incappottando. Guarda questo. Serie difficoltà per il More Gambe. Palla fuori. Si ripartirà con il rinvio dal fondo. Non riesce ad essere incisivo. Intercettano bene il pallone. Vai Reichnen. Numeri. Non è vero. Vabbè, famo che ci va. Questo qua almeno rallentiamo un po' la cavalcata di questi. Perdono il pallone. Cambia tutto. L'allenatore, guarda quell'altro, sta per effettuare cambi per la sua formazione. Dai, è così. La scelta giusta, al momento giusto, Pier. Sì, però dovete un po' salire. Ho messo ultra offensiva, non a caso. Niente. Attenzione, ci prova. Maledizione. Si era insinuato. Tra Kpom e Reichnen c'è un po' di feeling. Vediamo. Ehi, vabbè, giovane. Che cos'è? Ha
Ma c'era anche il rosso, secondo me, con cattiveria è andato sul nostro giocatore. Si fa così. Malura, prova, ci va. Porca troia. Punizioni non le so tirare, però stavolta è andata meglio del previsto. Abbiamo preso lo specchio della porta, quasi anche l'angolo. Non riescono ad insinuarsi. Questa dovrebbe essere un'altra di quelle squadre che è salita in questa categoria insieme a noi, perché avevamo giocato anche la scorsa stagione. O sbaglio? Bravo a intercettare questo pallone, non era facile. Quindi è una sfida tra neopromosse. Noi siamo un po' con le riserve, ma comunque ruba bene palla all'avversario. C'è da capire che sarà una stagione lunga, quindi anche questa squadra scenderà. Aia. Preso in campo. Ha riconquistato il pallone con un intervento ottimo. Abbiamo speso milioni di dollari per farci una squadra, ma non siamo riusciti a prenderci delle riserve. Abbiamo 11 titolari discretamente buoni, comunque con una buona capacità di crescere, però in panchina niente di che. E vabbè, comunque dobbiamo fare anche una cosa a lungo termine, era meglio così che comprare magari un po' di vecchietti. Che l'obiettivo del Moregamba è quello di crescere come se non ci fosse un domani. E ci prova. Guarda là. Maledizione. Attacco totale. Williams. E io così. Perché ti dico di scendere tu? Un po' come cazzo ti pare. Merda. Dai, è così. Ancora parità quando mancano 300 secondi. Vai, portiere. Comoda uscita del portiere. Siamo all'84esimo. Merda. Dai, così. Vai, right. La gira bene. Ci prova. Porca puttana. L'ultima occasione per il gol vittoria. Ci dobbiamo provare in questo angolo. Reginen, mi raccomando. Non così. Niente, non va. 3 minuti di recupero, ma questi sono ripartiti in modo abusivo. Non ce la faremo mai. No, direi proprio di no. Vabbè, finisce con un pareggio questa partita, ragazzi. Non siamo riusciti a fare di meglio. Vedremo adesso nella prossima partita come andrà a finire, perché la prossima è un appuntamento di coppa con, andiamo a vedere. Ok, con il Manchester City. Bene. Andiamo all'ufficio intanto. Offerta di trasferimento per Benzia. No, Benzia in realtà no. Quanto ci offrono? 1.100.000? Anche no. Rifiuto offerta. Vale 675.000, ma dovrebbe crescere abbastanza, quindi ce lo teniamo. Rifiutiamo l'offerta, anche perché è un titolare Benzia. Controfferta di questo qui, che vuole? Offerta, il mio agente, abbiamo deciso di... Troppo basso l'ingaggio. Quanto gli avevamo? Vabbè, facciamo così. Li avevamo messo per il turnover. È un terzino sinistro di 26 anni. Tanto budget stipendi rimanente ce l'avevamo, quindi proviamo a prenderci qualche giocatore svincolato. Va bene, andiamo avanti. Ultime giornate di trasferimenti. Relazione finale su questo qui. Vabbè, questi sono quelli giocatori impegnati con la nazionale. Galindo, Arascaita, Egazi, Ralte, Das. Offerta accettata, ok. Korut. Nuovo giocatore. Questo che vuole? È un ruolo più importante che quello che mi sta offrendo. Vabbè, non ti preoccupare, se vuoi te lo posso anche promettere, un ruolo più importante, ma poi... Sarà in panchina uguale, lo so, si incazzerà ma non fa niente. Nuovo giocatore in arrivo, vai. Dove me l'ha sbarcato?
Questo qui, terzino sinistro. Tra l'altro in panchina che abbiamo? Tutti i centrocampisti, un difensore centrale, vabbè. Raskaita, esterno destro. Tsunali, quanto cazzo ci vuole per rimettere? Ma che se... Cosa si era spezzato Tsunali? Non si sa. Prima o poi rientrerà, no? Si spera. Dai, dai, che dobbiamo... Andiamo con... L'ultima giornata di mercato. Offerta accettata, grande. Prego, prego. Questo è un centrocampista centrale, fa sempre comodo. Vediamolo nello specifico, dov'è? Un paio di acquisti così, tanto per... Non è malaccio, dai. Poi comunque sono giocatori che possiamo vendere successivamente. Offerta per il trasferimento, ancora Benzia? Quanto ci hanno offerto? Questa volta 2 milioni e 100, ma noi rifiutiamo ugualmente. Rifiuto offerta. No, Benzia per il momento è fondamentale. Ci facciamo 2 milioni e 100 poi. Dobbiamo far crescere e dobbiamo raccattare milioni di dollari eventualmente avanti. Vai, vai. Aspettiamo la partita di Coppa. Offerta sempre per Benzia, 1 milione e 8, ma scusa. È richiesto sto Benzia, eh? Anche no. Purtroppo non ci siamo riusciti a comprare Embolo, maledizione. Uno di quelli che è sfumato. Vabbè. Attenzione, Neymar per 75 milioni è andato al Paris Saint-Germain. C'hanno i soldoni questi. Vediamo un po'. Oh, quegli altri invece che vogliamo vendere, nessuno se li ha cacati, eh? 2 milioni e 3, rifiuto. Mi spiace. Sì, anche se il valore ce lo dà molto basso, ma come vedete le offerte che arrivano sono molto alte. Vediamo in ufficio cosa c'è. Porto mensile, squadra primavera. Vabbè, questo si è concluso. Vediamo la squadra primavera come siamo messi. Allora, questo può salire, ma ha un potenziale di merda. Tra 58 e 62, quindi poi lo sbarcheremo da qualche altra parte. Questo invece potrebbe andar bene tra 69 e 73. Al momento non è neanche male. Questo promette molto bene. Questo anche potrebbe andar bene, quindi ce ne sono di giocatori. Anche questo che ha, quindi c'è tra 81 e 91. Tra quelli che possiamo far salire, vabbè, c'è questo qui che non è particolarmente cazzuto. E questo ha 16 anni, Gardner. Tra 72 e 76 il potenziale. Vabbè, per il momento questo mese lasciamoli così. Colloquio giocatore. Ma non ricordo se ti avevo messo Patronen tra i cedibili, ma evidentemente nessuno ti ha voluto. Ok, andiamo a giocare con il Manchester City per la Capital One Cup. Quanti gol ci farà il Manchester City? Presumo tanti. Stanno bene? State bene? Zog, Neves, Bauli, Benzia, Bernardeschi. Vabbè, gli altri stanno ancora infortunati, quelli che potrebbero giocare. In realtà possiamo mettere anche Agassi. Agassi era uno di quelli un po' più che andava a contenere rispetto a Zog. E va bene, gli altri stiamo bene così. Sì. Proviamo, proviamo ragazzi, vediamo di resistere il più possibile all'attacco del Manchester City. Non sarà affatto facile per il nostro muoricambe, ma ci proviamo, ci proviamo. Vediamo se riusciamo a, almeno a mantenere alto l'onore dei nostri gamberetti. Facciamo un po' di contropiede, proviamo e offensiva. Mi Comincia così la partita. raccomando, è qua fondamentale il destra-sinistra. Già partiamo con destra-sinistra random. Scatta così. Attenzione a Bernardeschi. Bernardeschi abbiamo messo proprio sulla fascia perché Yaya Touré. è un tipo che va benissimo in attacco Fernando. a destra.
Poi lo facciamo scattare sulla fascia perché non è vero. Abbiamo comunque Zivkovic e Benzia come attaccanti centrali, diciamo. Dai, è così. Grande Benzia, attenzione. Zivkovic. Occhio, cerca l'area di rigore. Attenzione, Zivkovic cerca di insinuarsi, riprende palla. Grande Zivkovic. Facciamo salire Balulì. Attenzione, vabbè, stavolta sono fatti un po' fregare. Modo abusivo. Vabbè, questi sicuramente hanno una qualità maggiore rispetto a quelli che abbiamo fatto giocare nella scorsa partita, dico i nostri giocatori. Certo, anche l'avversario non è propriamente dello stesso livello. Però non è indicativo per il momento di come può andare il campionato la scorsa partita, perché comunque hanno giocato tutte riserve per poter dar spazio ai titolari questa partita di Coppa, in modo tale che ci iniziamo anche a regolare un po' in base... Ma che ce ne frega, ma scusa. Ma questa era contropiede, no, è nostra, eh. Dai, portiere, non... Ma dai, stavamo a fare un contropiede da panico, quello sarebbe stato un gollone, sicuro. Ci hanno interrotto il gollone. Dai, è così. No. Ma io mi sto incazzando con questa direzionalità di merda, io, come detto... Certe volte mi fai incazzare a bestia perché non riesci, però cioè fa come cazzo gli pare, come fai ad andare sulla fascia se il giocatore se ne va per cazzi suoi. Vabbè, mettere le freccette per giocare, almeno destra e sinistra sono fisse, non c'è questo coso dell'analogico che va come cazzo gli pare, che poi vabbè gioco, non è l'analogico. Sarà rimessa laterale per il Manchester City. Vabbè, troppo spesso accade, quindi come, magari anche voi che avete FIFA, cioè fatemi sapere se avete tutti lo stesso problema o se cazzo ne so, ogni tanto alla grande il difensore. Certe volte va proprio come cazzo gli pare, non c'è quasi la diagonale in alcuni casi. Vai Neves, così, contropiede. Vai Zivkovic. Ah, che cos'è? Rosso, rosso. È poco. Mi pare che incassi di buon grado. Di buon grado, grazie al cazzo. Se la via è rosso. Benzia, aspetta. Ci abbiamo uno che c'è un piedino più cazzuto? Mi sa di no, eh. Vabbè, Benzia, vai tu. Ma sì, proviamoci, che ce frega. Vabbè, dai, abbiamo preso lo specchio della porta. C'è qualcosa. Stiamo resistendo comunque con questo Manchester City, eh. In realtà stiamo anche giocando meglio del Manchester City. Mamma mia. Grande così. Grande Benzia. Ecco perché ci volevamo pagare tanto. E non ve lo diamo. Ce lo teniamo noi Benzia. Guarda come si è insinuato. Mamma mia, il Morecambe in vantaggio contro il Manchester City. Basta che non si incazzano questi, che sennò... Ecco, già sono ripartiti un po' la ribalta. Vai così. Difesa da panico. Dai Grimaldo. Attenzione. Ma che fa salire? Ma che devi far salire? Occhio all'uno. Vai così, raddoppio. Attenzione al tiro. Questa deviare, era l'occasione per pareggiare. Grande non lo so, errore non... da parte sua. Ah no, ha proprio tirato una ciabattata da palla. Vabbè, meglio per noi. Grande Zivkovic. Attenzione Benzia. Adesso è Benzia, buonanotte. Bernardeschi. Stanno chiappettando qui. 5 minuti da recuperare, come indica il tabellone del quarto uomo. Sì, però siete dei rincoglioniti ricapati, eh. Vai Zivkovic. Mettiamogli pressione. Vai così. Vai così. Grandissimo.
Ma è sempre lui, è sempre Benzia. Doppietta al Manchester City. La scelta di tenerlo è stata eccellente, eccellente. Grande doppietta per Benzia. Hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 2-0. Comunque anche Zivkovic da questo lato va bene, con Bernardeschi che tiene un po' larga la difesa avversaria, perché è quasi tre attaccanti, un po' a ridosso tra centrocampo e attacco. Attenzione, riprendi subito. Non è questo Morecambe. Attenzione, è in difesa. Certo non stiamo bene come l'attacco, però no, niente, non riesco proprio da quel lato, non riesco a regolare. Fanno come cazzo gli pare. Vabbè. Vai Zivkovic. Niente, va come cazzo gli pare. Direzionalità da panico. Ma vaffanculo, va. Sfugge bene all'intervento del difensore. Ma che sfugge. Ma che sfugge. Sfugge a sta ceppa. Attenzione. Attenzione, si insinua. Portiere che blocca il pallone. Sono acquisto anche il portiere. Oppela. Attenzione Benzia. Non esagerare Benzia, no. Beh, che hai fatto la doppietta, ma non ci montiamo la testa. Vai così sul filo del fuorigioco. Si insinua. Ci prova. Mamma mia Benzia, però, Ah, ci hanno deviato. Attenzione. Benzia direttamente dal dischetto. Porca puttana. No, ma che cazzo fai? No, comunque c'è un problema. Non riesco ad andare in diagonale. Quando vado in alto, come vedete, fa come dei microscatti. Che cazzo. Porca mignotta. Dobbiamo resistere. Che poi questi perdono il pallone. Stanno. Mamma mia, grande Neves. Che Neves è gran giocatore. Dai così. Vai così. Porca puttana. Nessun problema sul cross. Maledizione. Ma se andava bene il cross, almeno una possibilità di buttarla dentro c'era. Attenzione, tienilo, tienilo. Rimani sul giocatore. Squadra ospite che sembra. Attenzione. A cambiare qualcosa. Vai Grimaldo. È arrivato il momento giusto, c'è bisogno. Attenzione, questi cross. Ottima, ha spazio. Merda. Per male che ha tirato una ciabattata. Proveranno con questo nuovo assetto a rimettersi in corsa. Che assetto, che assetto. Ragazzi, c'è un assetto sportiveggiante. Da questo lato siamo un po' scoperti, perché giustamente li abbiamo messi un po' più avanti. Oddio, in realtà siamo un po' più scoperti. No, dall'altro lato. Che è lì che abbiamo messo Bernardeschi avanti. Attenzione qua, Calcio d'angolo per il Manchester City. Attenzione. Attenzione, non ci facciamo impallinare così. Grande così. Zivkovic, subito, subito la dobbiamo dare la palla. Niente, non va in diagonale, no? Cioè, come vedete, quello che avevo io non riesce a salire verso proprio la parte alta dello schermo, nonostante ci abbia provato. Niente. Ma che cazzo ne so, non ho capito. Non era fuori gioco, attenzione! Anche stavolta. Quando il portiere gioca così bene, Pier, trasmette una grande tranquillità ai compagni. Cosa avrà mangiato? Uno scuffetto. È stato dall'Udinese, giovane anche lui, ha 18 anni se non sbaglio. Milner avanza, cerca il movimento. Palla? Palla vagante. Vai. Che cos'è? Cambia tutto. Vai che c'è. No, un po' più laterale, più su Bernardeschi doveva lanciarla, non ce l'ha fatta. Ma che farsi in avanti, giovane, sapete il Morecambe quanta sportiveggianza. Aspetta che arriviamo in Premier anche noi. Che magari nel frattempo questi giocatori saranno migliorati. Si spera. Occhio. Senza problemi. Grande portiere. Così subito. Morecambe
Non si ferma. Mamma mia, Benzia. E ci si è attaccata la maglietta. Porca troia. Vai Bernardeschi, niente. Vabbè, comunque stiamo mantenendo il 2-0, non è che è poco. Vai portiere. Con sicurezza, ma subito ripartiamo. Mamma mia, il more gambe. Va a vincere 2-0 contro il Manchester City. Cioè, poi hanno vinto e passano dunque. Risultati che non ti aspetti di questo Morecambe Fishing Club. Mamma mia. Va bene, ragazzi, noi ci vediamo allora con il prossimo appuntamento. Sarà una partita di coppa contro un'altra squadra che ha sullo stemma dei gamberetti in modo abusivo, perché la sua squadra di gamberetti è la nostra. Chi abbiamo qui? Colloquio giocatore. Ah no, niente. Contro il Manchester City l'ho fatto giocare giovanotto, quindi mi raccomando. Va bene, noi ragazzi ci vediamo come detto allora con il prossimo appuntamento. Mi raccomando, come sempre, commentate, fatemi sapere la vostra. Questo Morecambe è cazzuto e cattivo. Dai, ci vediamo con il prossimo appuntamento. Allora, un saluto a tutti da quel tale Ale.